Warlocks 2 God Slayers è il nuovo hack and slash di Cubic Games, recentemente uscito su Nintendo Switch. Vediamo insieme se riuscirà a migliorare il suo predecessore con la nostra video recensione. Basandosi sulle fondamenta dell'originale, Warlocks 2 God Slayers è un platform a scorrimento laterale che combina il combattimento di un brawler 2D, i vantaggi di un livellamento e le linee di queste di un GDR, e l'aspetto di quasi tutti gli altri giochi di pixel art Metroidvania usciti negli ultimi mesi. In Warlocks 2 God Slayers prenderete il controllo di uno dei cinque membri dell'ordine degli Warlocks: Jake, Kira, Shaxx, Cormac e Willow. La posta in gioco è molto più alta rispetto al prequel Warlocks vs. Shadows e dovrete decidere se affrontare questa avventura in solitaria o in co-op locale con quattro amici. Ognuno dei membri dell'ordine ha un insieme unico di abilità, quindi avere un party completo con 4 membri su 5 nel vostro gruppo è sicuramente una buona idea. Prima di iniziare la vostra avventura, il gioco vi metterà in una fase tutorial che vi insegnerà le basi. Ogni personaggio ha il suo albero delle abilità, in cui potrete usare i vostri punti di apprendimento che otterrete salendo di livello per sbloccare nuove abilità. Il gioco inizierà dandovi subito un punto di apprendimento, in modo da sbloccare la vostra prima abilità e iniziare a combattere. Nudi, uno sciamano, vi aiuterà ad uscire dalla gabbia in cui vi ritroverete all'inizio del gioco e vi fornirà anche un oggetto che vi permetterà di viaggiare in una locanda intergalattica che fungerà da centro nevralgico, dove potrete acquistare oggetti per i vostri personaggi e viaggiare in nuove location. All'inizio sarete in grado solo di muovervi, saltare e attaccare con una sola abilità. Man mano che otterrete più punti di apprendimento, saranno aggiunte ulteriori abilità al vostro arsenale. Anche queste abilità possono essere potenziate spendendo alcuni punti di apprendimento extra su di loro, aumentando i loro effetti. Otterrete più danni dalle abilità di attacco, per esempio, ma alcune di loro costeranno anche più energia per essere attivate. Potrete anche acquistare attrezzature per aumentare le vostre statistiche, aggiungere qualche armatura extra qua e là, aumentare la velocità di attacco, migliorare la velocità di lancio magia, aggiungere la possibilità di schivare gli attacchi nemici o aumentare la vostra resistenza agli attacchi magici. Come ci si potrebbe aspettare, queste qualità sono di gran lunga più difficili da apprezzare in solitaria, a meno che non effettuerete più run. Una run decente richiede circa 8 ore per essere completata. Ma quando si gioca in gruppo, le combinazioni di poteri trasformano Warlocks 2 in un'esperienza molto più divertente, specialmente quando si affrontano i boss di metà e fine mondo, che sono veramente ben creati. C'è molta varietà tra i tipi di nemici e come si comportano, con alcuni non facilmente disposti a cedere un sito sacro o un punto difensivo, mentre altri vi perseguiteranno senza sosta. In conclusione, Warlocks 2 God Slayers è un divertente hack and slash su Nintendo Switch, con una buona varietà di gameplay, 5 personaggi tra cui scegliere, cooperativa locale, moltissimi main e side quest da completare, buona pixel art e selezioni musicali solide. L'ambientazione e la trama di gioco non spiccano per originalità, ma la scrittura e le interazioni tra i vostri personaggi e gli NPC che incontrerete durante l'avventura sono molto divertenti e vi invoglierà ad andare avanti nel gioco fino ai titoli di coda.